Un saluto, come va? Ben ritrovati Verde Speranza, quella che non deve mai mancare su ogni fronte, su ogni tavolo, in ogni vita. Vi ricordo come sempre di lasciare un like, di commentare con il vostro punto di vista e se non l'avete ancora fatto ci fa piacere se vi iscrivete qui, ovviamente è gratuito, entrate a far parte della nostra community, il canale rossonero più seguito ogni giorno da chi ha il Milan nel cuore, appunto. Allora, oggi è una giornata molto movimentata. Nel video di questa mattina abbiamo parlato di Leao con nuovi retroscena, sviluppi, poi un ulteriore video con ormai una cadenza che stiamo mantenendo, video di mattina, mezzogiorno e poi sera. Se non avete ancora visto, dopo vi rimando a quello precedente in cui parliamo di un paio di situazioni, soprattutto un paio un po' particolari sui nostri difensori. Dopo basterà cliccare e lo vedete se vi va. Ora andiamo con una serie di notizie. Come vi dicevo, Milan ha preso una decisione forte su un giocatore che in estate andrà via e dobbiamo parlarne. C'è una piacevole conferma invece rispetto alla nostra anticipazione dell'avvocato del diavolo su un giocatore che Milan sta seguendo. E sono arrivati nelle ultime ore autorevoli conferme. Faccio complimenti anche al nostro avvocato del diavolo Emiliano Nitti, ora ci arriviamo. Partirei però da un discorso, da un aggiornamento, questo vi dovevo anche rispetto al video precedente sul discorso stadio. Sapete che oggi c'è stato l'incontro a Palazzo Marino tra il Milan, compreso Cardinale e Sala, un incontro dal quale qualcosa andava ricavato, evidentemente. Però c'è qualcosa che non mi torna e quindi voglio condividere con voi i miei dubbi per capire anche dall'altra parte se ci sono degli spunti interessanti, come credo ci saranno. Il Milan oggi, parola di Sala, ha confermato la volontà di procedere sulla Maura, che è la zona dell'ippodromo vicina a San Siro, dove recentemente c'è stata la catena umana, dove ci sono già opposizioni, eccetera, eccetera, eccetera. Sala dice: in un paio di settimane potranno portarmi i progetti di massima. Quindi il Milan sostanzialmente chiede altre 2 settimane quando presenterà i progetti. Poi bisognerà passare dal consiglio comunale. Il problema non è solo il consiglio comunale, dice Sala, ma evidentemente nel Parco Sud. E cosa pensano loro? Per questo alle squadre ho chiesto di esprimere un reale interesse. Dice un'area verde molto importante. Cosa rimarrà lì? Rimarrà un grande parco pubblico oppure no? Ho bisogno di un progetto per avviare poi verifiche con la politica in primis. L'Inter al momento non manifesta altre opzioni, non ci ho parlato, l'Inter sappiamo, lo diciamo da tempo, prima era un sospetto, poi è diventato realtà l'Inter in questa situazione. Più si va avanti meglio è perché hanno una situazione economico-finanziaria che non permette di fare quello che il Milan vuole fare, e cioè lo stadio, senza tergiversare, senza aspettare ulteriormente. Quindi Sala ha detto anche che ho chiesto, non abbiamo ancora però il no definitivo di Milan e Inter, non si sono ancora chiamati fuori dal progetto San Siro. E parlato anche con qualche collega che oggi era a Palazzo Marino, ma non è che alla fine è un bluff, mi dicono. Io non penso, dal Milan ci assicurano che non sia così, quindi non ho dubbio. Però è strano l'incontro di oggi, perché comunque già 3 settimane fa si sono incontrati e Milan ha detto vogliamo andare avanti con la Maura. In 3 settimane porteremo il progetto. Il progetto non è stato portato, servono altre 2 settimane. Quindi l'incontro di oggi, alla fine, il senso qual era e qual è, questo non capisco e qualcosa non torna, o mi sfugge, magari mi sfugge. Ribadire che si vuole andare avanti con la Maura era già stato detto prima. Oggi o non è emerso il senso, oppure è un prendere tempo. O vedere se dall'altra parte è cambiato qualcosa a livello di posizione su altri aspetti, non lo so. Io vi dico quello che è emerso, però ripeto, un passaggio in tutto questo mi sfugge. Anche un collega che ripeto oggi era a Palazzo Marino mi dice: ma non ho capito oggi quindi che cosa è stato fatto. Se non ribadire che si vuole andare avanti con la Maura, non credo che Cardinale sia venuto qui per ribadire. E dall'altra parte, però se va avanti in un paio di settimane a questo progetto, deduco, sospetto che oggi comunque l'incontro sia stato positivo e che Sala ha fatto capire che davvero proverà a agevolare il tutto. Però poi Consiglio Comunale, Parco Sud, ci sono delle criticità. Se Milan però va avanti, questo mi sento di dirlo, con la Maura evidentemente ritiene di poter superare ostracismo, criticità, cortei, catene umane, eccetera, eccetera, eccetera.
magari forte di una risposta che oggi è stata data proprio dal sindaco Sala. Questa è una riflessione che faccio insieme a voi a voce alta. Vediamo tra 2 settimane il progetto e come sarà nello specifico, quanto magari sarà invasivo e sul discorso del parco pubblico, dell'area verde, del parco sud sarà determinante appunto cercare di arrivare a un compromesso. Poi andiamo su un giocatore per il quale sono arrivate conferme importanti nelle ultime ore e poi il giocatore, commenteremo questa situazione di un giocatore cui il Milan ha detto basta al suo agente e adesso ne parliamo, non so se divido, se siamo tutti d'accordo. Anche se lo dico con un po' di dispiacere. Prima la piacevole conferma riguarda l'interesse del Milan per Laurentiè. Il primo a parlare è stato l'avvocato del diavolo Emiliano Nitti la scorsa settimana, che poi vi ha rimandato un altro video che sarà pronto nel weekend. Laurentiè del Sassuolo come rinforzo sulla fascia sinistra, dove sapete la situazione di Leao è molto particolare. Laurentiè è un classe 98. Ha 25 anni, quindi un anno in più li farà a dicembre lui gli anni. Alto 1,71, francese, scadenza 2027 perché è appena arrivato. Quest'anno molto bene, 20 presenze, 7 gol e 6 assist. Prima stagione in Serie A, mi sembra molto buono. Soprattutto dopo sono gol e assist concentrati magari anche più nell'ultimo periodo. Non lo so però se possa essere l'uomo giusto al posto giusto. Nel senso, a me piacerebbe vederlo al Milan. Però lui, secondo me, è lontano dal miglior Leao. Lui, tra l'altro, ha fatto un percorso particolare perché da giovane veniva considerato un top. Tra l'altro, condivideva la stanza con Mbappé. Viene convocato alla Francia Under 21 con cui ha delle presenze. Poi non è mai stato preso in considerazione dalla nazionale maggiore. Girovaga un po' nella Ligue 1. Lo scorso anno, comunque, fa bene. Nel Lorient, 35 partite, 6 gol e 2 assist. Quest'anno fin qui molto bene in Serie A, però parliamo di un giocatore di 25 anni che è di fronte a un exploit e poi tornerà a certi standard, oppure questo tipo di giocatore magari è maturato un po' più tardi rispetto ad altri. Ecco, io rispetto a quelli che maturano un po' più tardi ho sempre un po' del beneficio del dubbio. Non vorrei che magari sia un exploit estemporaneo, se dura solo una stagione. Se invece sono 1 o 2 anni che fa molto bene, ci si può puntare. Bisogna capire se è un giocatore da Milan, oltre che la valutazione che ne fa il Sassuolo. Però Milan lo sta seguendo e lo conoscevo evidentemente anche quando militava in Ligue 1. Ha fatto vedere cose molto interessanti, ecco. Però poi l'altra domanda è, perché io mi sono scottato da questo mercato e non vorrei più sbagliare, no? Non è magari un Boga che poi cambia squadra e non fa più bene come prima, pur essendo un giocatore con qualità molto interessanti, non lo so. Noi abbiamo bisogno, se va via Leao, di un top, di una certezza. Laurentiè, questo Laurentiè mi piace, lo prenderei subito, però poi se va via Leao, punto di domanda. A meno che, però non credo, che possa essere il sostituto di Rebic, non credo proprio, perché comunque il Sassuolo è bottega cara. E per Laurentiè, secondo me, ti chiede almeno 25 milioni di euro, se non 30. E quella spesa la fai per un titolare, non per un'alternativa. Non è facile trovarlo. Kvaratskhelia era il giocatore perfetto, ideale, perfetto, top, assoluto. Però è andata così. Guardarci alle spalle, guardarci indietro nel passato non serve più neanche a nulla. Dopodiché, il Milan, però, ha preso una decisione forte, aveva già preallertato il suo agente a gennaio e ora ha ribadito il concetto con ancora più elementi in mano. Un giocatore che mi fa arrabbiare e mi dispiace per quello che poteva essere e non è stato, perché è un giocatore che con la testa giusta, con la giusta applicazione, dedizione, è un giocatore secondo me forte e da Milan. Parliamo di Rebic. Il Milan ha detto all'agente di Rebic di trovarsi una squadra per l'estate. Rebic bocciato dalla guida tecnica, Pioli non lo considera più una risorsa. Vedete anche quando manca Giroud, gioca Rebic, gioca Ibrahimovic, lui non segna da ottobre e poi ha avuto un atteggiamento spesso sbagliato già lo scorso anno. Io mi arrabbio perché
Lui a me piaceva molto, lo chiamavo il soldato Rebic, perché era uno che battagliava, si faceva sentire sia come numero 9 che come esterno. Mi arrabbio perché è come lo studente che ti dà tanto e poi fa flanella. Lui, prima stagione, 11 gol in campionato. 11. Seconda stagione, 11 gol in campionato. Sono numeri importanti per un esterno. Anche se ha fatto del 9, per uno che non, magari non sempre neanche giocava sempre, erano numeri importanti. Era un giocatore da Milan. Poi, ultimi 2 anni, lo scorso anno appena 2 reti. Quest'anno, campionato non concluso, ma siamo appena 3 reti. Concentrate poi tra settembre e ottobre. E poi al di là della questione infortuni, soglia del dolore particolare, rientri un po' lunghi, l'atteggiamento in campo e in allenamento ha portato Pioli ad escluderlo un po', anche più che escluderlo da parte di Pioli, è lui che si è escluso. Il Milan chiaramente lo scorso anno ha alzato il sopracciglio ad Ancelotti, ha detto vediamo, è una stagione. Proviamo a dargli un'altra chance, anche perché dopo una stagione del genere non ha grande mercato. Succede che quest'anno sta facendo più o meno come lo scorso anno e quindi il Milan non si può permettere di aspettare giocatori. In estate andranno fatte scelte forti, il Milan su Rebic la sta già facendo. Da qualche settimana è stata presa questa decisione di andare a cederlo in estate. Con un anno in più di ammortamento, lui ha un contratto che scade nel 2025, quindi ha una valutazione che credo possa essere alla portata per un trasferimento. Lui in Germania comunque ha un buon mercato. C'era stato qualche mezzo abboccamento a gennaio che poi non si è sviluppato a livello di trattativa, però ecco, il Milan l'anno prossimo non ripartirà da Rebic. Laurentino non credo che per parametri possa essere il sostituto di Rebic. Mi dispiace perché per me poteva essere un giocatore da Milan, era un giocatore da Milan che entrava magari in corso, che partiva dall'inizio. E lui, secondo me, ha sofferto molto a livello psicologico l'exploit di Leao. Quando cresceva Leao, giocava sempre Leao, lui invece faceva il percorso inverso. Ed è un peccato, non solo perché adesso magari va via anche Leao, perché il giusto Rebic, secondo me, avrebbe trovato molto più spazio in questo campionato, dove comunque non è che comunque ha giocato poco, è entrato, ha fatto le partite, ma quasi sempre purtroppo ha deluso. È un peccato anche perché in ottica Champions un Rebic in forma ti può fare la differenza, un Rebic in forma di testa, lui purtroppo non lo è ormai da tempo, siamo alla seconda stagione, molto molto deludente, il Milan ha detto basta, non possiamo più permetterci di avere giocatori che non sposano a 360 gradi la nostra causa. A me dispiace perché ripeto, per me è un'occasione persa, poteva essere qualcosa, lo era stato fino a un certo punto. E da questo punto di vista, ragazzi, quando vi parlo di rivoluzione estiva, secondo me il prossimo anno, ripeto, faremo tante cose per forza di cose e potremo cambiare quasi completamente o completamente la fascia sinistra, gli esterni, Leao e Rebic, appunto. Vediamo che cosa succede. Laurentiè mi piace, però vorrei un giocatore più certezza. Non è che ce ne siano in giro tanti, quindi mi rendo conto che la componente di rischio comunque c'è. Lui però è un eclettico che magari ha avuto difficoltà, adesso ha trovato il suo equilibrio e può fare la differenza. Vediamo, fare quei numeri comunque alla prima stagione in Serie A non è da tutti. Che cosa ne pensate dell'incontro di oggi, di quello che sta succedendo sullo stadio? Mi aggrappo io a voi. Oggi mi appoggio io a voi. Laurenti, vi piace? Su Rebic, sentimento? A me dispiace, nel senso che poteva essere qualcosa di diverso, ma non ho dubbi che stando così le cose bisogna tagliare. Iscrivetevi qui se siete dei cuori rossoneri sul logo di Milanello, vi aspettiamo ovviamente gratuito, lasciate un like e commentate con il vostro punto di vista. Vi rimando al video precedente, molto interessante, credo, spero. Si parla in quel caso di due difensori, situazioni diverse. Ciao ragazzi!